Melting Pot con Iba Yarmide, corrispondente per l'Europa da Atene di Telesur Venezuela. Buonasera. Innanzitutto, per cominciare, una panoramica sull'attuale situazione in Grecia per quanto riguarda i rifugiati. Un po' di numeri per cominciare, quanti sono i rifugiati in Grecia e quali sono le loro condizioni, dove si trovano? Quindi dobbiamo distinguere tra diverse situazioni. In totale ci sono praticamente 51.000 rifugiati bloccati alla Grecia, cioè quelli che sono arrivati soprattutto dopo la chiusura della frontiera di Macedonia e prima dall'accordo tra l'Unione Europea e Turchia, quindi quelli che non possono essere deportati secondo l'accordo, però che rimangono dentro la Grecia aspettando qualcosa, cioè aspettando che si apra la frontiera, che si apra il confine con la Macedonia. Questi sono in diversi campi, il più conosciuto, il più grande è quello di Idomeni, benché è un campo con una capacità teorica per 1.500 persone, ci sono più di 10.000, 4.000 bambini. Questo è al confine tra la Grecia e la Macedonia, però poi ad Atene ci sono in quattro campi diversi anche più di 10.000 e poi per tutta la Grecia ci sono altri 30.000. E adesso il governo sta costruendo 15 campi nuovi, in totale in tutta la Grecia ci sono 35 campi ormai. E poi c'è un'altra situazione che sono quelli che sono arrivati dopo l'accordo, cioè dopo il 20 marzo 2016, dopo l'accordo tra l'Unione Europea e Turchia, e questi sono in attesa di essere espulsati, quindi questi sono in un altro tipo di campo. Gli hotspot sono diventati campi chiusi, campi per fare le deportazioni. Questi sono detenuti, a differenza degli altri che sono in campi aperti, e questi sono in un numero minore, saranno adesso praticamente 3.500, 4.000, 2.500, 3.000, che aspettano che iniziano le espulsioni, che sarà dal 4 aprile si inizieranno le espulsioni. Tu hai parlato dell'accordo tra l'Europa e la Turchia. In questo accordo la Grecia gioca un ruolo fondamentale perché è il punto cardine per l'attuazione di questi accordi. Come vedi la situazione e il futuro rispetto a questo per la Grecia? Per il governo greco è un accordo molto difficile, perché è un accordo che è non condiviso dalle basi dei militanti di Syriza, non condiviso neanche per alcuni ministri, e che loro difendono, cioè il governo greco lo difende come l'unico accordo possibile dentro questa Europa per la correlazione di forze che ci sono dentro l'Europa. Quindi è un accordo che mette in contraddizione il governo ancora una volta. È molto difficile anche da gestire per la Grecia. Cioè il governo greco sente che crede che questo accordo sia l'unico possibile, perché se no dovrebbe gestire da sola il fenomeno dei rifugiati quando Grecia subisce una asfissia economica ormai da 8 anni e quindi non si sente capace di gestirla sola. Da un'altra parte, ormai in un anno di Syriza abbiamo visto come il governo è capace di giustificare tutto con lo stesso argomento: non siamo noi, è l'Europa che è così, e dentro questa Europa non è possibile fare altro. Comunque loro continuano a esecutare questo, sia i piani economici, sia adesso l'accordo rispetto ai rifugiati. Sarà molto importante vedere cosa fanno gli altri stati europei, cioè se permettono le relocation, se permettono che i migranti rifugiati che sono alla Grecia vadano partano verso altri paesi, oppure se Grecia diventa un gigantesco campo, cioè un gigantesco contenitore di rifugiati, e la situazione si allunga. Ancora è molto, pre, molto,
cioè non siamo, io non sono sicuro cosa succederà. È importante vedere anche se Turchia fa la sua parte, cioè se chiude veramente le uscite dalle sue spiagge. Per concludere, una domanda invece sulla popolazione greca, sui greci. In questi giorni in Grecia, nonostante la crisi, abbiamo notato una forte solidarietà dal basso nei confronti dei rifugiati. Tu come vedi questa solidarietà? Esiste veramente e cosa noti anche per il futuro? Come diceva, Grecia subisce un'enorme crisi economica. In contemporanea è uno stato dove la terza forza parlamentare è l'Alba Daurata, cioè i neonazi, e quindi si potrebbe pensare che sono le condizioni perfette per la crescita dall'estrema destra, la crescita dei partiti razzisti. Invece no, è stato proprio all'incontrario. Ci sono stati pochissimi casi di razzismo, sia organizzato sia razzismo spontaneo, tra virgolette, e invece c'è un'enorme onda di solidarietà, e tanti grechi dicono: non abbiamo tanto, siamo nella crisi, però comunque per poco sia, voglio essere solidale con i migranti, con i rifugiati. In tutti i quartieri, tutte le città della Grecia ci sono iniziative dal basso, molto spesso non organizzate tra di loro, molto spontanee, e anche alcune un po' più organizzate che sono nati dopo qualche settimana di caos, perché è vero che c'è molta solidarietà, c'è anche molta disorganizzazione. Però comunque abbiamo visto un grande cambio culturale. I greci sono passati da pensare all'immigrazione come un problema a pensare ai rifugiati come un fenomeno cioè ingiusto, e quindi con cui si deve esprimere solidarietà. Ti ringrazio molto per la tua disponibilità. Grazie a voi. Grazie.